Buonasera a tutti e benvenuti. Visti gli ultimi due consigli comunali, quali piano triennale delle opere pubbliche e bilancio, che sono il motore della macchina amministrativa del Comune, abbiamo deciso oggi di venire in piazza ad illustrarvi quanto di grave e dannoso può essere orchestrato da una maggioranza oppositiva in consiglio. Abbiamo visto il manifesto affisso dal gruppo Amare Villalba e pensiamo che sia giusto fare un po' di chiarezza. Nel manifesto hanno scritto che i numeri sono la logica della politica. Tornando indietro alle elezioni del 1 giugno del 2015, ricordando la passata legge elettorale, la cittadinanza con il loro voto ha proclamato con il 50,68% delle preferenze sindaco Alessandro Plumeri, mentre ha proclamato con il 51,37% dei voti la lista Amare Villalba quale maggioranza in consiglio comunale. Questa è stata la scelta politica voluta dalla cittadinanza. Pertanto ogni gruppo politico si assume le proprie responsabilità di amministrare e alle prossime elezioni comunali i cittadini faranno il resoconto e decideranno chi ha lavorato per il bene del paese e chi ha lavorato per bocciare tutto. In una politica democratica dove ognuno è libero di fare le proprie scelte, quindi anche di rinunciare o prendere un'indennità prevista per legge, ma una risposta vogliamo darla al consigliere Ferreri, ormai politicamente solo su Facebook alla ricerca del mi piace, in cui scrive che il sindaco resta attaccato alla poltrona solo per la sua indennità immeritata. Noi percepiamo l'indennità, ma cerchiamo di essere tutti i giorni presenti al Comune e di impegnarci a sacrificarci, consapevoli di tutte le difficoltà che affrontano le pubbliche amministrazioni. Avremmo il piacere invece che ci dica il consigliere Ferreri, visto che è sempre su Facebook e scrive sempre sul fatto dell'indennità, cosa ne pensa dell'indennità percepita al Presidente del Consiglio, visto che nei comizi elettorali aveva promesso che non andava al Comune ad amministrare per lo stipendio, ma per il bene vostro, e non avrebbe chiesto nessun rimborso di viaggio per non gravare nelle casse comunali. Finiti i comizi elettorali, finite le elezioni, il Presidente ha rinunciato solo i primi 6 mesi. Da allora percepisce regolarmente indennità e rimborso viaggi. Ricordiamo che il Presidente prende un'indennità di circa 340 euro lordi mensili. Sono stati fatti finora 36 consigli comunali dal 1 giugno al 2015 fino adesso. Facendo una media guadagna ogni consiglio 375 euro a consiglio. Alla faccia di rinunciare per il bene del Paese. Ed è vero! Campo sportivo, progetti e gestione. Sempre sul manifesto scrivono: in compenso pretendono un cofinanziamento di 80.000 euro per il rifacimento del campo sportivo. Io sinceramente questa parola pretendo non capisco che significa. Noi abbiamo presentato un'istanza di finanziamento nel mese di novembre relativo a un bando del CONI finalizzato alla realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività sportiva. Il bando richiedeva la compartecipazione del finanziamento da parte del soggetto proponente, che è il Comune. A fronte di un progetto di 1,5 milioni di euro, il Comune doveva compartecipare per circa 80.000 euro. Senza gravare nelle casse comunali, con buone possibilità di finanziamento. L'ufficio tecnico ha lavorato anche fuori l'orario di servizio per presentare l'istanza entro la data stabilita. Risultato: bocciato. Non contenti e fregandosene dei giovani e degli appassionati villalbesi che praticano sport anche a livello non agonistico,
hanno azzerato nel bilancio i soldi relativi alla gestione e manutenzione dell'impianto sportivo, portato avanti negli anni dalle SD Villalba con grande impegno e grande successo. Visto il poco personale esterno, impegnati giornalmente a risolvere i problemi di ordinaria emergenza, ci costringeranno a chiudere il centro sportivo. Questo era l'obiettivo che aspettavamo. Se in questi giorni il campo sportivo, l'impianto sportivo è aperto, è solo grazie al lavoro del dottore Zaffuto, che ha messo a disposizione i mezzi necessari per renderlo quantomeno un po' più fruibile. Vi invito cortesemente a dare spiegazione ai cittadini amanti dello sport di questi scellerati provvedimenti. Manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione. Nel mese di novembre del 2016, grazie ad oculate scelte che questa amministrazione ha pazientemente giorno per giorno cercato di portare avanti per rendere il nostro paese più vivibile e accogliente, era stato fatto un accordo con la società Enel Sole per la sostituzione su pali di 121 corpo illuminanti che da vapore di sodio sono passate a lampada a LED, che fanno risparmiare al comune il 50% dei costi e dei consumi. Il 31 marzo del 2018 è venuto a scadere il contratto tra Enel Sole e questo comune per la fornitura e la gestione degli impianti di pubblica illuminazione. Il comune è diventato proprietario degli impianti di pubblica illuminazione affidando la manutenzione e la gestione ad una ditta specializzata con costi dimezzati. Questo passaggio ha comportato una riduzione drastica delle spese mensili, che da 8.700 euro circa pagati precedentemente si è passata all'attuale 4.800 euro mensili, prevedendo un risparmio annuo di circa 40.000 euro della pubblica illuminazione. L'obiettivo dell'amministrazione è sostituire tutti gli altri 331 corpi illuminanti che da vapore di sodio passarli a LED. E su questo ci stiamo lavorando e crediamo possa realizzarsi per abbassare ulteriormente i costi. Tariffa nel terzo urbana e gestione del servizio. Io cercherò di essere più chiaro possibile. Però se qualcuno le rimane qualche dubbio o ha delle incertezze, può andare all'ufficio tributi, dove ci sono due impiegate bravissime e molto più brave di me, che saranno sicuramente più bravi a farlo capire e a spiegarvelo. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza. La legge prevede che il costo relativo alle tariffe della nettezza urbana deve essere bollettato ai cittadini. Ogni inizio anno gli uffici comunali e la società che gestisce il servizio stilano un piano economico, che questo sarà poi bollettato a noi cittadini. E il risultato è stato che il 2018 è stato superiore di soli 500 euro rispetto al 2017. La Giunta ha proposto al Consiglio una variazione delle tariffe, che prevedeva un aumento di 7 punti alle utenze domestiche, diminuendo le utenze non domestiche, che sono le attività commerciali. Il Consiglio, dopo varie consultazioni, ha deciso all'unanimità di aumentare di 4 punti le utenze domestiche, diminuendo le utenze non domestiche. Questo ha creato un aumento delle tariffe alle abitazioni residenziali e alle case fornite da servizi, per cui si paga la tariffa, di circa 8.000 euro. Perché c'è stato un aumento di quasi il 20% sulle tariffe residenziali e non residenziali? Sulle tariffe residenziali. Prima del 2014 il regolamento comunale prevedeva che chi possedeva due o più case pagava la spazzatura relativamente ai metri quadrati delle due case, che è la parte fissa, sono i metri quadrati,
più il numero di residenti appartenenti al titolare delle due abitazioni, che è la parte variabile. Facciamo un esempio. Un nucleo familiare composto da 4 persone pagava la spazzatura nelle due case per i metri quadri, che è la parte fissa, più il numero di persone residenti, che era 4. Dal 2014 fino ad oggi è cambiato il regolamento, per cui chi possiede due case dovrà pagare la tassa intera, che è la parte fissa e variabile, solo per la prima casa, dove c'è la residenza, mentre per la seconda casa si dovrà pagare solo la parte fissa, che sono i metri quadri, più solo una persona, che è il titolare dell'immobile, oltre a una riduzione del 30% in quanto non risiedente in quell'immobile. Infatti nel 2017-2018 agli uffici sono arrivate tante richieste di modifiche delle tariffe, soprattutto da persone che hanno una casa a Villalba ma risiedono altrove. Poi il fatto dei costi è aumentato anche perché sono state chiuse tante case, quindi non avendo più utenze sono esenti dal pagamento della tariffa. Più anche partite IVA chiuse di attività commerciali, questo ha aggravato anche. Poi sono aumentati anche i costi del conferimento della parte organica dell'umido, però queste sono ordinanze regionali di cui non possiamo opporci. Tutto questo ha creato un aumento quasi del 20% che è stato diviso a tutte le utenze domestiche e non. Ora, cosa bisogna fare per limitare i costi? Dopo più di 7 mesi dall'inizio del nuovo servizio, con ottimi risultati raggiunti, il nostro obiettivo sarà ora quello di cercare dove poter diminuire i costi. La prima soluzione che stiamo adoperando è quella di conferire meno umido possibile, visto i costi di conferimento in aumento. E come? Ad oggi si può presentare una richiesta al comune per le compostiere domestiche, per chi possiede per esempio un giardino o un pezzo di terra. Questo avrà un costo di diminuzione del 15% sulla parte variabile in bolletta. Come comune noi stiamo partecipando a dei bandi per le compostiere di quartiere e le compostiere territoriali. Questo ci potrà comportare in futuro un azzeramento dei costi della parte organica da conferire nei centri di raccolta, quindi un notevole risparmio. Però se noi andiamo a confrontare i costi dei paesi limitrofi per singolo abitante, il comune di Villalba risulta uno dei migliori per qualità servizi e costi di bolletta. Io qua ho il quadro dei paesi limitrofi di costo per abitante e di raccolta differenziata. Io per rispetto non faccio i nomi dei comuni, però prendo un comune con, parlo tutti di comuni limitrofi, costo per abitante 161 euro, percentuale di differenziata 4%. Vallelunga, faccio il nome perché è uguale al nostro, Vallelunga paga su per giù la stessa tassa per abitante come noi, solo che a livello differenziato sono meno perché hanno iniziato da poco e mi fa piacere che stanno andando avanti con ottimi risultati. Un altro comune dei paesi limitrofi paga 185 euro ad abitante con una raccolta differenziata del 65%. Villalba ha un costo per abitante di 138 euro con una percentuale differenziata la più alta di tutte, 76,27%. La legge regionale ci obbliga tutti i comuni al raggiungimento di percentuale di raccolta differenziata pari al 75%, previo grave sanzione per l'ente. Musumeci, il Presidente, ha emanato una legge in cui i comuni che non raggiungeranno il 65% di raccolta differenziata, i rifiuti saranno trasferiti all'estero e quindi
e saranno pagate a carico dell'ente, quindi l'ente bolletteranno i cittadini. Il comune di Villalba ha iniziato nel mese di novembre il nuovo servizio con ottimi risultati. Ad aprile siamo stati premiati dal Presidente della Regione Musumeci per aver raggiunto alte performance di raccolta differenziata nel primo trimestre del 2018. Ad oggi il Comune di Villalba ha una percentuale di raccolta differenziata pari al 75%, un traguardo che ci pone tra le primissime comunità in Sicilia. Io ci credo e noi possiamo ancora migliorare. Stiamo mettendo a disposizione della cittadinanza altri servizi. Stiamo costruendo all'autoparco comunale una mini isola ecologica dove si possono conferire rifiuti di piccole dimensioni in qualsiasi momento della giornata, sotto la sorveglianza però di telecamere. Per cui chi non differenzia i rifiuti negli appositi contenitori o chi li abbandona fuori sarà sanzionato come prevede la legge. Stiamo perfezionando un accordo di contratto con una ditta a costo zero per il comune, dove posizioneremo qualche altro punto di raccolta per gli indumenti usati. Quindi vi chiedo la cortesia di al momento anche tenerli a casa, non buttarli nell'indifferenziata perché ci aumenta il costo. Un altro servizio riguarda la raccolta, sempre verso l'isola ecologica, degli oli usati vegetali esausti di provenienza domestica e non. Ricordiamo che il Presidente della Regione Sicilia Musumeci dal 2018 e per gli anni futuri ha previsto nel bilancio regionale 5 milioni di euro da dividere come premi ai comuni siciliani che superano il 65% di raccolta differenziata. Se il Presidente Musumeci continua con questa politica e noi rientreremo in lista graduatoria, la nostra proposta sarà quella di inserire il premio ricevuto a diminuzione del costo della bolletta per i cittadini. Io voglio concludere, l'amministrazione vuole ringraziare tutti gli addetti ai lavori per i risultati raggiunti e soprattutto ringrazio la cittadinanza che con il suo impegno e rispetto delle leggi sta dimostrando grande attenzione nel riciclo della differenziata. Grazie. Carissimi concittadini, buonasera. Affrontare un comizio fuori da una campagna elettorale in un clima di polemiche, critiche e tensioni politiche è un'impresa molto difficile, ma la decisione che ci ha portati a questo tipo di scelta è dettata soltanto dal rispetto che il sindaco e noi assessori nutriamo verso tutti i nostri concittadini. Le spiacevoli vicende verificatesi in questo ultimo periodo, che non hanno precedenti nella storia del Paese, mortificano ed ostacolano la nostra attività amministrativa, ma sicuramente non ci spaventano. La carica amministrativa, che da circa un anno e mezzo mi è stata affidata dal nostro sindaco Alessandro, come assessore ai lavori pubblici e al personale, oggi più che mai mi porta a riflettere tantissimo su quando è difficoltoso muoversi per realizzare un programma elettorale, quando c'è chi con la sola forza dei numeri stravolge un piano triennale delle opere pubbliche, un intero documento programmatico ed apporta modifiche al bilancio presentando degli emendamenti formulati solo per il piacere di non permettere di realizzare nulla. Lo slogan che gira tramite i social, i manifesti e gli articoli sulla nostra cattiva ed inutile capacità amministrativa fa riferimento soprattutto alla nostra fissazione sui mutui, visti come una politica dissennata di indebitare il nostro comune,
senza impegnarci a cercare altre fonti di finanziamento. Ciò mi porta a fare una riflessione: se è più incosciente un amministratore che cerca una possibilità di investimento per realizzare qualche opera utile per il Paese o chi ha solo l'interesse di eliminare. Mi riferisco al fatto che nel piano triennale delle opere pubbliche, formulato da questa amministrazione, programmando tutte le opere che intende realizzare valutando le esigenze dei cittadini, il gruppo Mare Villalba ha soltanto avuto l'interesse di eliminare. E mi riferisco, eliminare impianto di illuminazione delle periferie. Da anni richiesta dai cittadini e voluta da sempre da questa amministrazione. E poi non voglio prolungarmi sulle speculazioni che in questi giorni si sono fatte tirando in ballo un emendamento da me stessa presentato lo scorso luglio. Questo fatto credo sia stato solo per creare un po' di confusione. L'emendamento che lo scorso luglio ho presentato toglieva la fonte di finanziamento mutuo dal piano triennale. Era stato determinato in sede di formazione del bilancio, perché assieme al responsabile dell'area finanziaria era stato rilevato che non era tecnicamente possibile procedere all'assunzione del mutuo, stante che questa operazione finanziaria comportava lo squilibrio del pareggio di bilancio. Quest'anno invece, alla luce delle nuove disposizioni di legge, della situazione finanziaria attuale del nostro comune, delle possibilità di accedere agli spazi finanziari a disposizione per mutui senza compromettere gli equilibri di bilancio, visto il parere favorevole del responsabile dell'area finanziaria, si è perseguita questa strada, che vediamo al momento l'unica strada perseguibile per riuscire a realizzare quest'opera tanto attesa. Eliminare fondo di rotazione per 60.000 euro per edilizia scolastica, somme che ci avrebbero permesso di poter effettuare le verifiche sismiche degli edifici scolastici previsti per legge. La sicurezza dei nostri figli credo abbia notevole importanza ed ha la priorità su tutto. La possibilità di poter accedere al fondo rotativo per la progettualità non è di fatto un indebitamento come sbandierato dal gruppo Mare Villalba, ma è semplicemente un progetto di finanza locale che sottolinea il taglio imprenditoriale che questo gruppo di amministratori vuole dare all'azione amministrativa di questa comunità. Infatti, il fondo ci permette di avere le somme per poter fare gli investimenti senza gravare sul bilancio del comune, perché le somme certo che si dovranno restituire, ma per i primi 3 anni a tasso zero, dopo 3 anni con un tasso agevolato, se l'opera non verrà finanziata. Se l'opera invece verrà finanziata, nel finanziamento rientrerà la copertura totale del mutuo. Eliminare impianto di videosorveglianza con la motivazione che nasce dal deposito presso i nostri uffici di un progetto chiamato Chiavi in Mano, donato dal gruppo Mare Villalba e di cui sia l'ufficio che l'amministrazione non ha visionato. Voglio fare in merito 2 precisazioni. Uno, che il progetto, così come è stato prodotto, non poteva assolutamente essere inserito nel piano triennale delle opere pubbliche, per il semplice fatto che per la realizzazione di un'opera pubblica, una pubblica amministrazione non può ricevere in donazione da un privato degli elaborati progettuali nella fase preliminare, perché solo l'amministrazione competente può elaborare direttamente lo studio di fattibilità. Un secondo punto voglio precisare, che il nostro ufficio ha lavorato ed ha confezionato lo studio di fattibilità, che era l'unico che poteva essere inserito nel piano triennale. Dove sta il regalo? Non lo so.
Ma questo non lo dice né Plumeri, non lo dice l'ufficio, lo dice la legge, come è stato confermato anche dal segretario in consiglio comunale. Per un confronto, infatti, avevamo chiesto al Presidente del Consiglio un consiglio aperto che è stato negato. Poi io stessa ho chiesto e con lui concordato di voler fare un incontro con i capigruppo in presenza del capo area dell'ufficio tecnico. Questo voleva essere un modo per confrontarci sulla possibilità di trovare un punto d'incontro. Ma il confronto non è stato voluto, perché all'incontro non si sono presentati. Eliminare lavori per la realizzazione della strada di collegamento della piazza Pertini con l'SP16 Villalba Mussomeli. L'opera progettata la riteniamo molto importante, in quanto intanto completa le previsioni urbanistiche nelle zone di espansione a nord-ovest dell'abitato. Inoltre consente il collegamento della SP16 e della SP18, evitando l'attraversamento del centro abitato via Roma Corso Garibaldi, soprattutto per il passaggio di mezzi pesanti, per garantire anche più sicurezza e la salvaguardia dell'incolumità dei cittadini. Sembra ridicolo dirlo, ma non ne posso fare a meno di tenermelo. È stato eliminato dal bilancio la somma di 450 euro alla voce spese contributo vigilanza. Credo che qualcuno forse aveva capito che si trattava del rinnovo del guardaroba del nostro vigile urbano, per quanto sarebbe stato doveroso e necessario. Ma queste somme sono delle somme obbligatorie ed indispensabili che noi avevamo previsto in bilancio, che servono come contributo da versare all'autorità di vigilanza dei lavori pubblici per partecipare alle gare di appalto. Ma sono state tolte, ma sapremo come fare, troveremo, anche mettendo le mani in tasca, non è un problema, anche come molte volte facciamo, ma non lo diciamo mai, perché la pubblicità della beneficenza a noi non ci appartiene. Siamo accusati di non partecipare a nessun bando, cosa non vera, né prova i vari finanziamenti che abbiamo ottenuto, ma di questo lascio spazio al nostro sindaco per dirlo. Abbiamo ottenuto finanziamenti nonostante puntualmente per ogni anno vengono azzerate le somme per incarichi professionali. Per il 2018 avevamo previsto una somma di 8.250 euro, avete lasciato solo 1.750 euro, ma devo ammettere che ci è andata bene, perché per il 2019 e per il 2020 avevamo previsto 10.000 euro per il 2019 e 10.000 euro per il 2020 e ce ne ritroviamo 0 per il 2019 e 0 per il 2020. È stato eliminato l'importo di euro 78.254,50 per il cofinanziamento campo sportivo, di cui già ne ha parlato l'assessore Tramontana, per istituire un cantiere di lavoro e poi aver rastrellato nel bilancio per una somma di 35.050 sia per il 2019 che per il 2020 in previsione di un cantiere cimitero, come se questa amministrazione è sorda e disinteressata a soddisfare i bisogni delle famiglie. Faccio presente che questa amministrazione, a seguito della nota dell'assessorato che ci invitava a manifestare il nostro interesse a partecipare alla ripartizione delle somme che sono destinate a finanziamenti per cantieri di lavoro, l'ufficio ha risposto tempestivamente a questa richiesta, perché noi abbiamo inserito in questa richiesta di finanziamento
due cantieri di lavoro, di cui già l'ufficio dispone di due progetti realizzati, uno dall'architetto Angelo Guarino per opere di urbanizzazione del cimitero comunale Terzo Lotto, dell'importo di euro 113.341, che vedrà l'impiego di 15 operai, un direttore tecnico e un istruttore tecnico. Un altro progetto abbiamo inserito nella richiesta di finanziamento di realizzazione di lavori di sistemazione marciapiedi via Nicolo Palmeri, tratto compreso tra la via La Garibaldi e la via Calvario e tratto compreso tra la via Meli e Corso Umberto I, realizzato dall'architetto Salvatore Landolina per un importo di euro 116.687,82 di 78 giorni lavorativi per 15 operai, un direttore tecnico e un istruttore tecnico. Due affidamenti dati a due architetti villalbesi. Adesso voglio concludere intanto ringraziando la cittadinanza per l'ascolto e poi soprattutto volevo rassicurare l'altra parte politica che Plumeri e la Giunta non se ne vanno a casa. Perché sarà vero che i numeri sono la logica, è vero, sarà vero che i numeri sono la logica della politica, così recita il manifesto che gira, e noi non l'abbiamo e lo sappiamo, però voglio rispondere con una frase: in guerra, se bastassero i numeri, i matematici governerebbero il mondo. Andarsene significherebbe come scappare. Noi non abbiamo nulla da cui scappare, solo i ladri scappano, non lo è Plumeri e non lo siamo nemmeno noi. E noi continueremo a lavorare con la consapevolezza, che è molto dura, ma con la serenità, l'impegno e l'onestà che noi mettiamo ogni giorno e che da sempre ci contraddistingue. Buona serata. Passo la parola all'assessore Zappuglia.